Allora. Va bene, lo diceva benissimo Sergio nella relazione introduttiva, insomma, quando si parla di diritti e di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici non si può non tenere conto del fenomeno migratorio che ormai da decenni e decenni coinvolge il nostro paese. La nostra quotidianità, le nostre vite, qualsiasi cosa insomma è pervaso dal melting pot che è diventato il nostro paese. Eppure cosa succede? La politica cosa fa? La destra, ma anche buona parte della sinistra, continua a pensare all'immigrazione come un'emergenza, come qualcosa che si deve assolutamente bloccare, governare e magari anche selezionare su base etnica. Su base etnica, appunto, meglio bianchi, meglio se cristiani, che così si mescolano meglio. E non si vuole capire invece che le migrazioni sono una risorsa, sono un fenomeno strutturale e sistematico di questa epoca. Le risposte della politica in questi anni sono stati un susseguirsi di decreti, no? I pacchetti sicurezza, il decreto Cutro 1, adesso c'è il Cutro 2, con i quali un po' alla volta sono stati cancellati veramente troppi diritti. Le risposte sono stati gli innalzamenti di muri, il ripristino delle frontiere, ad esempio adesso se si va in Slovenia c'è di nuovo il confine, che è una cosa vergognosa, no? Si bloccano le navi delle ONG, quelle che fanno i salvataggi in mare, polemica anche di questi giorni, no? Chi le finanzia, il Papa e non il Papa. Oppure cosa si fa? Si assegna un porto lontanissimo, per cui uno ci mette 3-4 giorni ad arrivare per far sbarcare queste persone che già appunto hanno subito delle violenze. L'ultima, si vogliono costruire i centri di detenzione in Albania, cioè che io mi chiedo ma da dove nasce sta cosa, e rinchiudere uomini e donne che hanno come unica colpa quella appunto di voler costruirsi una vita migliore, rinchiuderli in questi centri che si chiamano centri per l'espatrio. Ma l'espatrio da dove, se devo ancora mettere piede in Italia? E soprattutto chi mi giudica in un paese che non è neanche dell'UE, no? Cioè il fatto che la Commissione decida in Albania se io ho diritto o meno ad avere l'asilo in Italia e in Europa. Insomma, questi migranti verranno espulsi ancora prima di mettere piede nella Fortezza Europa, ancora prima di essere entrati in questo territorio, è una pura follia. Si cerca di cancellare così appunto un diritto che è quello fondamentale, quello dell'asilo, il diritto ad essere valutato appunto da una commissione competente in un luogo protetto, una valutazione che non può riguardare solo il paese d'origine, ma bisogna assolutamente tener conto anche del viaggio che una persona fa prima di arrivare nel nostro territorio. A colpi di decreti sono stati cancellati e non sostituiti permessi di soggiorno fondamentali, come il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come la famosa protezione speciale, che è stato uno strumento che ha permesso in quest'ultimo periodo di avere centinaia e migliaia di permessi di soggiorno e non saranno neanche più convertibili, una cosa vergognosa. Il governo in tutti i modi cerca di bloccare i migranti, con ogni strumento possibile. E allo stesso tempo, appunto, l'abbiamo detto più volte negli interventi precedenti, alimentiamo le guerre. Siamo uno Stato complice, appunto, del massacro di civili, di bambini, attraverso le armi che colossi italiani, come la Leonardo, fatto sta che l'abbiamo appena nominata, vendono in giro per il mondo, senza proprio nessun ritegno. E tutte queste guerre, tutta questa violenza, non fanno altro che alimentare la fuga di giovani, minori e donne dai loro territori. Per noi ovviamente non c'è nessuna differenza tra migranti economici, climatici, rifugiati. Noi riteniamo appunto, come diceva Sergio prima, che la migrazione è una rivolta di migliaia di persone che si ribellano alla condizione in cui sono obbligati. E ovviamente obbligati dal fatto di essere nati, si diceva, nel posto sbagliato. Noi sappiamo che è il sistema capitalistico che si basa appunto su questa, sul sistema coloniale e neocoloniale che condanna milioni di persone a una vita impossibile mentre sfrutta le risorse del pianeta. Ci sarebbe molto da raccontare sulle condizioni di sfruttamento e di vita dei richiedenti asilo in questo paese. È di pochi giorni fa l'ennesima condanna della Corte Europea per i diritti umani per maltrattamenti nei confronti di minorenni avvenuti nell'hotspot di Taranto. È dell'altro giorno, non l'ho ancora scritto, il fatto che sono entrati nel CPR di Milano, che ci sono anche i compagni, e hanno trovato situazioni inumane e ingiustizie profondissime all'interno di una struttura che dovrebbe proteggere
i richiedenti asilo. E invece no, ci sono le condanne appunto perché il trattamento è inumano. Probabilmente non bastano le condanne della Corte Costituzionale, non bastano sicuramente le sentenze a far smettere le ingiustizie, ma come organizzazione sindacale bisogna che noi ci attiviamo e continuiamo le battaglie per i richiedenti asilo, e tante ne abbiamo costruite in questi anni, dalle campagne contro il CPR appunto alle manifestazioni per una sanatoria per tutte e tutti. Quelle specifiche di denuncia delle condizioni di vita degli Abano, dove vivono centinaia di persone ammassate, quelle delle baraccopoli nel sud dell'Italia, insomma situazioni in cui sappiamo benissimo dove si alimenta il caporalato di cui abbiamo già parlato e si alimentano le situazioni di massima vulnerabilità dei cittadini. E poi si diventa regolari, e anche quando si ha un permesso di soggiorno ci si scontra con infiniti problemi di ordine sociale e burocratico. Quello sociale è dato appunto da un intrinseco razzismo, da un senso di diffidenza della società, alimentato da messaggi di odio e populismo che lancia Salvini e la Lega tutti i giorni, e non solo appunto attraverso la stampa e attraverso le politiche populistiche. E diciamo, tutti coloro che vivono in questa forma diretta o istituzionale una forma di razzismo sono soggetti razzializzati. Un esempio lo sono i milioni di bambini di seconda generazione, nati e cresciuti in questa Italia, ma ai quali non viene concessa la cittadinanza italiana. Bambini che di fatto sono figli di questo paese, ma che questo paese non riconosce. Un esempio, un altro così, per farne un altro, sono le atlete italiane, no? Quelle che hanno il passaporto italiano perché, e sono bravissime nello sport, ma insultate e denigrate per il loro colore della pelle. Un altro esempio sono appunto gli anni di attesa, 2, 4, 5, 6 anni per una risposta a una domanda di cittadinanza. E poi c'è il comportamento della polizia, delle forze dell'ordine nelle strade della nostra città. Ovviamente una persona di colore ha una percentuale molto più alta di possibilità di essere fermata per un controllo, di essere perquisito, di essere umiliato in strada e nelle caserme, fuori dall'occhio di tutti. Abbiamo più volte denunciato con le manifestazioni, con i presidi, questa subcultura di potere, il razzismo, il sessismo sprezzante che in chi indossa la divisa e chi ricopre i ruoli istituzionali adopera con chi è più vulnerabile, che poi è il più povero dei poveri. Ce lo ricorda Black Lives Matter, il movimento afroamericano contro la violenza della polizia, e ce lo ricordano tutti i giorni le vittime di questo paese, da Willy Monteiro Duarte a Moussa Balta, a Balde. La lista è lunga e vanno aggiunte centinaia di persone di cui non conosciamo il nome, sepolte non dal male ma dalle politiche discriminatorie. E poi c'è il ricatto del rinnovo del permesso, l'abbiamo detto anche prima. Ovviamente ancora oggi il permesso di soggiorno è legato a un contratto di lavoro, ed è legato a un contratto di lavoro e a un reddito minimo, che ovviamente non è mai sufficiente per ottenere la carta di soggiorno. E poi per avere la carta di soggiorno dobbiamo avere una casa, e sappiamo benissimo che non basta la casa, bisogna avere una casa idonea, bisogna avere anche l'idoneità dell'alloggio, e sappiamo benissimo quanto è difficile trovare una casa in affitto. È difficile per tutti, per gli studenti, per le famiglie, per gli anziani, per tutti, ma di questo immagino se ne parlerà più oltre, insomma. E una volta che abbiamo conquistato a fatica la casa, abbiamo trovato un lavoro, abbiamo trovato il reddito, ci scontriamo con i lunghi e lunghissimi, interminabili tempi di attesa per un rinnovo del permesso di soggiorno. Si va da 8-18 mesi, addirittura 2 anni, e girare questa ricevuta in mano per 2 anni, e sappiamo benissimo, ce lo dicono tutti, no, non ti preoccupare, hai diritto a tutto con la ricevuta. Non è vero, non è vero, non è affatto vero. Viene bloccato l'assegno unico, vengono bloccate le invalidità civili, vengono bloccate le indennità di frequenza. Praticamente chi è più fragile e vulnerabile, ancora una volta, anche se ha il permesso di soggiorno, viene trattato come se fosse un cittadino di serie B. Da una parte la burocrazia, dall'altra parte la politica, insomma tutto complica la vita dei poveri migranti. E però dall'altra parte l'economia chiede lavoratori ovunque, ha bisogno sempre di più manodopera. E allora ecco l'ultima pagliacciata, e poi vado alla conclusione, che è quella del decreto flussi. L'abbiamo visto, cioè questo mese nei nostri uffici sono arrivate centinaia di persone che
volevano a tutti i costi provare a fare questa famosa richiesta per colfe badanti, 9.500 ingressi in tutta Italia, una bazzecola, ci prendono in giro e cosa fanno? Alimentano ancora di più il lavoro nero, alimentano il fatto che ti chiedono 300 euro per fare una domanda e sapete benissimo che questa domanda non arriverà a buon fine, e alimentano soprattutto la speranza per chi non ha il coraggio di salire in una barca ma che ha voglia di arrivare in questo paese. Per cui, insomma, arrivo alle conclusioni, si vedono molte ombre in questo futuro, però io credo che noi possiamo fare molto, a partire dall'intersindacalità di cui parlava prima Sergio, a partire dal fatto che è possibile costruire rete nei territori, e di esempi ce ne sono tanti. Citava, però lo voglio ridire ancora, l'episodio della settimana scorsa a Treviso. Una persona con permesso di soggiorno, un povero ragazzo, è morto di freddo, è morto di infarto, non lo sappiamo, ma è morto perché era stato abbandonato fuori in un parcheggio di una questura. Noi questo non lo possiamo accettare, non lo possiamo accettare, e per questo io credo che sia fondamentale continuare a fare quello che stiamo facendo. Fare i presidi fuori dalle questure, fare i presidi fuori dalle prefetture, organizzare manifestazioni territoriali, locali, costruire reti. Io credo che questo sia il nostro cammino. È ovviamente un cammino lungo, difficile, però di battaglie ne abbiamo vinte. Prima Gianni ricordava che molti di noi arrivano appunto dei movimenti antirazzisti dei primi anni del 2000, del 98 addirittura, e di strada ne abbiamo fatta tanta. Io credo che sia questo il percorso giusto, mai un passo indietro, perché la lotta paga e lo vediamo tutti i giorni.